Come ormai sapete, ragazzi, a me piace avvicinarmi, diciamo, lentamente ai punti di partenza del mio cammino. E quindi cosa ho fatto? Avanti ieri ho preso una nave da Civitavecchia, sono arrivato qui a Barcellona e adesso prenderò un treno che mi porterà a Madrid. Sono alla stazione di Sants. Allora, sono a Madrid, qui alla chiesa di Santiago di Madrid, per farmi mettere il primo timbro nella credenziale che decreterà la mia partenza da Madrid. Buongiorno, si parte da qui, dalle vie di Madrid, per questa prima tappa, Madrid Tres Cantos, e andiamo a vedere quello che viene fuori. Intanto Madrid si sta svegliando ed è bellissima, stupenda. Possiamo dire che il cammino è iniziato. Come vedete, qui c'è il cammino su una strada brecciata e comincia da qui il vero cammino. Ormai sono passati più di 13 km da quando ho lasciato proprio l'urbanizzazione centrale e adesso piano piano le case si stanno sempre più ridiradando. Qui credo che ci sia l'autostrada, quindi mi sto allontanando sempre di più. Adesso mi fermo, crema solare. E si riparte. Che il grande caldo si comincia a far sentire. Sono in una pianura dove non c'è nulla. Sapevo di andare incontro a giornate di caldo assurdo perché mi avevano avvertito, come si dice. Ho portato uno zaino molto più leggero per caricare più acqua, quindi vediamo un po' come va. Mancano, almeno sulla carta dovrebbe mancare 10 km circa a Tres Cantos. Ora c'è questo cammino che secondo me è bellissimo, come era bellissimo anche camminare in mezzo alla città, mi è piaciuto davvero tantissimo. Madrid è stupenda. Va bene, andiamo avanti, Ultreia. La mappa sembra che mancano pochi chilometri, ma questo caldo sta diventando proibitivo. Nelle poche piante mi fermo per prendere un po' di sole e di ombra. Sta diventando veramente tosto. Cavolo, questa doveva essere la tappa più semplice e più tranquilla che c'era. Meno male. Domani si parte sicuramente prima. Sono arrivato a Tres Cantos. Ma ragazzi, è stata durissima.
sole è davvero proibitivo. L'iPhone prima mi si è fuso, non riuscivo a trovare Google Maps per cercare dove dormire, ma mamma mia. Vabbè, comunque ce l'ho fatta, sono a Tres Cantos, fine della prima tappa. Buongiorno ragazzi, si riparte da Tres Cantos. Si riparte a notte fonda, perché visto che come l'andazzo della giornata, volevo partire prima, ma purtroppo è notte fonda, sono le 6:15 e è proprio notte, essendo anche l'unico pellegrino che sta facendo questa follia, è un po' così. Vediamo un po' che succede. Adesso devo lasciare il paese e comincerò ad alzarmi per le colline, le montagne. Arriverò più o meno ai 1000 metri oggi, se tutto va bene. Forza, questo è il paese. Ragazzi, questo è quello che vedo con la mia luce frontale. Già sbagliato strada due volte. Andiamo bene. Il cammino procede benissimo, nel senso che è davvero davvero bello. Ho visto un sacco di falchi, lepri, davvero stupendo. Adesso è uscito il sole e aiuto. Però ecco, sto per arrivare a un paese, credo che si chiama Colmenar Viejo, se non sbaglio, e spero di poter fare colazione. Andiamo e vediamo. Sono a Colmenar Viejo, il paese che si vede da lontano, che finalmente ho raggiunto, dove ho fatto colazione. Al bar, però, quando ho detto che andavo a Manzanares Real, che sarebbe il finale di tappa di oggi, si sono messi le mani nei capelli, quindi non lo so. Speriamo bene. Tanto questo paese è davvero bello, ma il caldo già si fa sentire tanto tanto. Ragazzi, ho passato un punto davvero difficile, perché c'era un passaggio sotto un ponte e stavano facendo dei lavori, e quindi mi hanno detto: da qui non si passa. Dico: ma se non passo da qui, da dove passo? E mi hanno detto: non ti possiamo fare niente, da qui non si passa, vedi tu dove puoi trovare una strada. Considerate che qui è tutto proprietà private con fili spinati e roba simile, quindi tutto da sgrancas. Però alla fine, passando in un modo o in un altro, oltrepassando la ferrovia, ce l'ho fatta. E adesso niente, adesso si ritorna al cammino, vi faccio vedere dove sono. Mamma mia, questo è il percorso. Intorno a me non c'è assolutamente nulla. Sto facendo un caldo davvero impressionante, impressionante. Sto lasciando questo punto di rifornimento che avevo visto sulla mappa come fonte d'acqua, ma purtroppo è secca secca e non esce neanche un filo d'acqua. Fare questo cammino in agosto è davvero difficile,
Caffero difficile, mamma mia. Però non bisogna lasciarsi abbattere, forza, forza e coraggio, anche se non c'era l'acqua. Avanti, avanti sempre. Pazzo di beh, andiamo. Dovrebbero mancare più o meno 5 km, 4, non lo so. E sto raggiungendo il punto più alto, che sono i 1000 metri della tappa di oggi. Vediamo un po'. Finalmente si vede Manzanares El Real. Una nuvola fortunatamente ha coperto il sole per 5 minuti buoni. Adesso ci sto rivedendo un attimo. Aiuto. Sto passando le imbalze di Manzanares El Real, che è questo qui dietro di me. Manca davvero poco alla città. Buongiorno, sono le 6:30, quindi ho fatto tardi. Ma purtroppo non ho dormito mai perché c'era la festa del paese e anche adesso ancora là fuori c'è la musica, cioè impressionante. Vabbè, prendo le mie ultime cose e riparto. Sì, come vedete sono l'unico pellegrino. Allora, sono uscito finalmente. Sono uscito soprattutto dalla folla di gente ubriaca che era in città. Quindi adesso sto cercando la strada e niente, mi rimetto in cammino verso Cercedilla. Oggi tappa tutta in salita, toccherò i 1400 metri per riscendere poi i 1200. Vediamo un po' come va. Sta uscendo il sole. Ragazzi, questo cammino sarà devastante per il caldo, ma almeno fino adesso è bellissimo, bellissimo, mamma mia, davvero stupendo. Magari a farlo a giugno, maggio, giugno, magari un po' meglio, o a settembre, ottobre, forse migliora la situazione. Non ho visto neanche un pellegrino, forse sono l'unico pazzo che ha fatto questo cammino in agosto, però non ce n'è neanche uno. Da una parte la cosa è bella, perché è come se questo cammino fosse solo mio in questo momento, ma dall'altra c'è il valore umano che è importantissimo. Per chi cammina sa che questo è davvero fondamentale. Sicuramente quando entrerò, se entrerò nel cammino francese, avrò uno shock per quante persone ci saranno, quindi diciamo che mi godo questi momenti in solitaria, ma è fantastico. Vogliamo un video per ne ricordo. Sono i tori. Ciao.
Credo proprio di vedere Cersediglia, sperando che non sia un miraggio, ma credo di essere quasi arrivato. Si vede da lontano il paese, ma eccolo, non so se lo vedete, si vede da dietro. Buongiorno a tutti, come vedete oggi è notte totale e niente, si parte per la tappa più difficile di questo cammino, almeno così mi hanno detto. Si raggiungerà oltre i 1700 metri, che sarà la tappa più alta, il punto più alto di tutti i cammini di Santiago. Si parte. C'ho un po' paura perché è veramente notte fonda. Però ecco, teoricamente dovrei seguire una strada, almeno all'inizio, quindi speriamo bene. Forza! La montagna che sto passando ora, c'è un merlo, due merli sul mio cammino. Dicevo, la montagna che sto passando ora è l'ultimo scoglio, perché questa qui fa parte della Sierra de Guadarrama. Guadarrama è un paese che sta qui vicino e dà il nome a questo complesso montagnoso, e significa fiume di sabbia, perché d'estate ovviamente il fiume diventava sabbia. You measure all in what you own. Ragazzi, sto passando una calzata romana, c'è una strada fatta dai romani e ancora, diciamo che, battuta e funzionante. Bellissimo. E questo sarà il mio cammino per un bel po' su questa strada romana persa nel bosco. Sono sui 1400 metri e ne devo fare altri 400, quindi voglio assalire. Raga, credo di avercela fatta. Sono nel punto più alto, la punta più alta di tutti i cammini di Santiago, il Puerto de la Fuenfría. Wow, che salita devastante! Ho fatto solo 7 km, quindi me ne mancano più di 24. Però teoricamente a Segovia dovrebbe essere quasi tutta discesa. Speriamo, dando questo un posto magnifico, soprattutto a quest'ora. Ed è uscito il sole. Boys don't cry under the influence. You and I did not make a sense. Tell me why. Ragazzi, sono solo in questo bosco, ma sto riflettendo su tantissime cose e sicuramente la fatica è tanta. La paura anche, ma camminando in mezzo a questi boschi provi una sensazione di gratitudine incredibile, ed è un po' la motivazione principale per cui si fanno questi cammini. Davvero, davvero stupendo. Allora, no, io adesso vorrei passare
sperando che la signora qui mi lasci passare tranquillamente. Ciao, eh. Everything's just fine. Boys don't cry. Boys don't cry. We're in sync. Is it just for show? Where you been? I don't wanna know. Poco fa ho incontrato un signore con un pick up e mi ha detto: "Has visto mi cavallo?" Beh, dico, no. Come può essere che non hai visto mio cavallo? Signor, non hai visto suo cavallo? Però si chiede se hai visto una vacca. Una vacca? Dove l'hai vista? L'hai visto ahí, cerca della fuente. Esta hija de puta. Non so, gli ero scappato tutti gli animali, non lo so che cosa gli è successo. Intanto, bosco, bosco, bosco. $590 a Santiago. Sto vedendo Segovia, magari è lontanissima, ma è quella laggiù. Vedo Segovia da lontano, ma ho guardato la mappa e mi sono un po' preoccupato perché è lontana, nonostante che la vedo qui davanti a me, ma è molto lontana ancora. Penso che manchi più di 10 km. Raga, sono entrato a Segovia. Pare che ce l'ho fatta. Manca ancora tanto la cattedrale, ma comunque già almeno qui c'è un po' d'ombra. Mamma mia, tappa difficilissima, davvero difficilissima. Avevano avvertito che questa era la tappa più difficile di tutto il cammino, ma non mi aspettavo così tanto. Andiamo a vedere Segovia. Buongiorno, si riparte. Sono nella piazza principale di Segovia con la cattedrale dietro di me. Oggi tappa dura, un'altra tappa dura, soprattutto per la lunghezza e perché ci sono dei dislivelli importanti durante la tappa, ma vediamo come andrà. Sono partito molto presto, ma non trovarmi troppo tempo sotto questo sole è qualcosa di assurdo. Vabbè, andiamo. In un paesino e credo che questa sia la mia unica opzione di fare colazione, altrimenti dovrò fare 35 km senza mangiare. Il bar c'era, ma apre le 10 e quindi niente, chissà, forse nel prossimo pueblo riesco a fare colazione, ma sarà difficile. Vediamo, speriamo. Oggi si dimagrisce.
diciamo che dopo una ventina di chilometri questo è proprio il panorama che non ti aspetti. Ed ecco che il caldo si fa sentire anche oggi. Wow, che fatica! Mi mancano ancora 10 chilometri. Il paesaggio è lunare, ma è stupendo. Per tutti gli amanti della meseta, questo è impressionante. Sono veramente stanco. Soprattutto ovviamente mi manca la forza, non avendo fatto colazione. Ho incontrato altri due paesini piccoli, ma purtroppo niente, erano troppo piccoli per avere un bar. O meglio, ce l'avevano, ma uno apriva alle 5 e mezza, un altro apriva forse a cena. E niente, andiamo avanti. Finalmente un paesino. Vediamo se qui c'è qualcosa. Ma da quello che vedo mi sembrano proprio quattro case. Sto vedendo da lontano, a meno che non sia un miraggio, Santa Maria la Real de Nieva. Wow, credo che manchino 4-5 chilometri, ma forse meno, 4. A occhio, a occhio 4. Che caldo assurdo! Però nell'ultimo pueblo, nell'ultimo paese, c'era l'acqua. Mi sono fermato un attimo perché mi stava bruciando i piedi e non potevo continuare ancora di più. Anche perché oggi 35 km li ho fatti veramente a tutta per paura di rimanere con questo sole. Va bene, avanti! Guardate cosa succede a colui che fa 30 km e più senza fermarsi. Almeno una volta ogni 10 km bisognerebbe far prendere aria ai piedi, almeno questa secondo me dovrebbe essere la regola da seguire, ma purtroppo io non l'ho seguita oggi per sfuggire al grande sole ed ecco quello che mi è successo. Quindi adesso ago e filo e rimediamo al danno. Buongiorno ragazzi, oggi devo passare questa strada un po' pericolosa per arrivare al centro della città. Questa mattina è stata un po' particolare. Mi sono svegliato con una cucaraccia nel letto, ma va bene così. È stato un risveglio un po' traumatico, ma comunque niente, vediamo la tappa di oggi dove ci porterà. Dovrei arrivare alla città di Coca e forse continuare poi a Villerghiglio. Vediamo come arrivo su quel paese e poi deciderò. Intanto andiamo avanti. Sto avvicinando a questo paese dal nome impronunciabile, che dovrebbe essere il paese centrale di questa tappa. Infatti al centro c'è questo paese che è abbastanza grande e poi ci sarà Coca, che sarà il finale di tappa, teoricamente. Tappa che sulla carta doveva essere semplicissima, ma invece camminare sopra la sabbia, sto camminando sopra la sabbia e... E poi ci sono delle piantine che lasciano tipo aghetti
che rimangono sui calzetti ed ogni minuto mi devo fermare a togliermeli perché fanno malissimo. Ma però dai, giornata stupenda, eh? Sto per entrare nel paese, almeno spero. Ah, che bello! Questo paese è stato un'oasi nel deserto. Mi sono mangiato due tortillas di patata e due zumo di naranja e due succhi di frutta. Ma top! E adesso sono di nuovo sulla mia strada. Dovrebbero mancare 7 km a Coca. Vediamo come ci arrivo. Dicono che l'albergue di Coca non sia tenuto molto bene e sia parecchio sporco. Non lo so. Io ieri in un ostal ho trovato gli scarafaggi, in un albergue tenuto male cosa ci posso trovare? Quindi vediamo. Se ce la faccio arriverò a Villerghiglio, ad altri 7 km in più. Quindi vediamo come va. Intanto direzione Coca. Questo cammino si è fatto davvero difficile per la sabbia, cosa che non mi aspettavo proprio. Uff. Però almeno il cammino ci ha avuto un po' d'ombra e questo è buonissimo, buonissimo. Cosa che forse nelle prossime tappe non avrò. Credo che anche domani ci saranno i pini, ma poi entrerò veramente nella meseta e lì sarà ancora più dura. Però va bene, intanto prendiamo quello che viene. E devo visitare il paese di Coca perché hanno detto che è bellissimo. E però vediamo come sto, ma chissà se arriverò a Villerghiglio. Fa molto caldo, molto molto. Continuiamo. Alla fine ho scelto di rimanere a Coca e sono entrato adesso nell'albergo e non mi sono tolto neanche lo zaino, ma non so se ho fatto bene. Adesso sto vedendo le varie stanze e quale scegliere, perché sono l'unico pellegrino. Adesso vi faccio vedere, vi giro la telecamera. C'è questa scala che porta queste stanze, sembra la casa dell'orrore, ma comunque. Credo che starò qua.